Buona giornata a tutti, ringrazio anch'io molto di questo invito il preside, il professor Roba Conde, il professor Gerri per l'organizzazione e anche della gentile presentazione che è stata fatta. Svolgerò il tema che mi è stato affidato evidenziando anzitutto il peso che questa parola missione porta con sé, specie quando ridotta a missio agentes, considerando alcuni, proprio per brevi accenni, sviluppi teologici e pastorali che hanno indotto a un ripensamento della missione come connaturale all'esserci della Chiesa e che hanno trovato, mi soffermerò un po' di più su questo, nel Vaticano II un momento significativo di condensazione. Esprimerò quindi alcune riserve circa il modo in cui in alcune teologie ciò possa venire declinato, per richiamare l'importanza, mi sembra, di una visione non semplicemente strumentale della Chiesa quando si parli di essa come per natura missionaria, nella speranza che ciò possa, e su questo chiuderò, gettare qualche luce anche in ordine alla norma missionis che deve animare come concetto metagiuridico il diritto canonico. In un discorso tenuto a Chicago, il noto teologo vietnamita-americano Peter Phan ebbe a dire che il termine missione non è una parola innocente, in quanto in nome della missione è stato fatto molto male a popoli e culture di tutto il mondo. E nel 1985, in occasione della visita di Giovanni Paolo II in Perù, un gruppo di rappresentanti delle etnie indie gli consegnarono questa lettera. Noi indios delle Ande e dell'America abbiamo deciso di approfittare della visita di Giovanni Paolo II per restituirgli la sua Bibbia, perché in 5 secoli non ci ha dato amore, né pace, né giustizia. Per favore riprenda la sua Bibbia e la restituisca agli oppressori, perché loro più di noi hanno bisogno dei precetti morali in essa contenuti. Sono alcune delle molte testimonianze e osservazioni che si potrebbero raccogliere e che vanno nella direzione di mostrare, come già prima veniva ampiamente illustrato, come il concetto di missione possa risultare compromesso e addirittura ambiguo. Esse sono altresì capaci di evidenziare come a rischiare maggiormente di essere coinvolta in tale ambiguità è proprio quella visione che risolve la missione nella cosiddetta missio ad gentes. Evidentemente non sarebbe una onesta e intelligente lettura della storia della Chiesa e del pensiero teologico quella che inducesse a ritenere che la missione praticata e pensata anzitutto esclusivamente quale missio ad gentes sia sempre stata accompagnata dal rischio della violenza e della sopraffazione. Ciò non di meno, non si può negare che ci siano state pratiche e anche concezioni teologiche in forza delle quali la missione ad gentes sia avvenuta secondo il cosiddetto modello della tabula rasa o in altre epoche in una deleteria collusione con il colonialismo. Quel che è certo è che nella teologia si è ormai realizzato da alcuni decenni un mutamento significativo, tale per cui non si può certo ridurre la missione a qualcosa che concerna soltanto i popoli non ancora evangelizzati. È infatti risaputo come la riflessione teologica in ordine alla missione abbia progressivamente condotto a concepirla come connaturale all'esserci della Chiesa, in qualunque circostanza essa si trovi ad esistere e a vivere, e questo è altrettanto importante, in una forma che deve avere intrinsecamente a che fare con quelle missioni divine che sono all'origine della stessa Chiesa. Richiamerò soltanto per brevi cenni alcuni tornanti del pensiero teologico che hanno condotto a questa prospettiva che ha certamente trovato nel Vaticano II un momento di forte condensazione. Si accennava già prima all'idea che si deve soprattutto a Charles e alla scuola di Lovagno della plantatio ecclesiae, una visione della missione che voleva già contrastare, potremmo dire, o prendere le misure rispetto ad un'altra grande teologia, quella dei teologi di Münster, di Inglin e altri, che invece risolvevano il fine della missione nella salvezza delle anime.
Congar faceva notare ciò che anche prima, giustamente, molto opportunamente, il professor Gronchi faceva notare, cioè che questa idea della plantatio ecclesie rischiava di essere ancora profondamente ecclesiocentrica. Ciò non di meno, era già un piccolo tentativo di far vedere che missione e Chiesa non sono e non possono essere due aspetti estrinseci. Subito dopo la proposta di Charles, un grande conoscitore di lui, così come della scuola di Münster, il padre Henri de Lubac scrisse un testo, Il fondamento teologico delle missioni, in cui, secondo me, in maniera molto lucida già allora, diceva che si deve trovare il fine della missione in che cosa? Nel fatto che la Chiesa in quanto soggetto storico, è il corpo della carità in terra. Dovremmo spendere del tempo per ambientare questa sua affermazione in tutta la sua originale visione ecclesiologica. Quel che mi preme di sottolineare è questo fatto, e cioè che in fondo il fine della missione e il problema della missione non era ricondotto tanto appunto agli altri, quanto piuttosto al fatto che il cristiano non può essere conforme a ciò che egli è e a quella comunità a cui appartiene, il corpo di carità, il corpo di carità in terra, se non diffondendo questa stessa carità. E faceva notare lui come, da questo punto di vista, plantatio ecclesie e salus delle persone stavano in una certa connaturalità, se però non si concepiva la salvezza delle persone in modo evidentemente individualistico e che non tenga conto del fatto che la salvezza in qualche modo ha già a che fare qui ed ora con la stessa realtà ecclesiale, pur in modo incipiente. Nel 1943, un piccolissimo testo a cui non si può non richiamarsi, almeno qui in Occidente, due non teologi, Daniele e Godin, titolava così in maniera piuttosto sconvolgente per il pensiero dell'epoca, France, pays de mission. La cattolicissima e cristianissima Francia veniva delineata come paese di missione. A chi si riferivano i due autori? Alle zone operaie delle periferie delle grandi città francesi. Ma questo piccolo testo, di non grande valore teologico, di un valore più pastorale, ebbe un grande significato nel ripensamento della missione. Perché? Perché aiutò a vedere come evangelizzazione e carità o promozione umana non potevano essere totalmente disgiunte, e perché aiutò a comprendere che la missione appunto non poteva riguardare soltanto alcuni popoli e alcuni soggetti ecclesiali e missionari, ma doveva riguardare ogni luogo e la Chiesa locale in tutte le sue dimensioni. Le svolte teologiche e anche pastorali suddette segnarono, come ovvio, il rinnovamento della tematica avvenuto nell'ultimo concilio. Come ha opportunamente rilevato Casper, il Concilio Vaticano II ha operato una svolta nella teologia della missione. Esso non parte più dalla salvezza delle anime, scuola di Münster, o dall'impiantazione della Chiesa, scuola di Lovagno, ma integra e concilia queste due impostazioni tradizionali in una cornice teologica più grande e concepisce la Chiesa come segno e strumento e colloca la missione in un contesto trinitario, cristologico e pneumatologico. Pur tra ambiguità, la svolta conciliare consiste nel vedere come la Chiesa, è stato già detto molto bene prima, debba anzitutto se stessa alla missione divina del Figlio e dello Spirito. I numeri 2-4 di Lumen Gentium sono in tal senso paradigmatici. La Chiesa viene collocata nello sfondo della volontà salvifica universale del Padre e della missione del Figlio, che non appare come il semplice fondatore della Chiesa, bensì come il suo intimo e perenne fondamento. Tale missione sboccia nell'invio dello Spirito, visto in Lumen Gentium 4 non quale anima della Chiesa, secondo la visuale di una certa teologia, bensì quale principio vivificante del suo organismo sociale. La Chiesa, in quanto soggetto storico, appare pertanto come il sacramento, il segno e lo strumento, secondo la opportuna dicitura e specificazione di Lumen Gentium 1, di un disegno salvifico di comunione
che non concerne evidentemente soltanto la Chiesa, ma il cosmo e l'umanità intero. La svolta, che vede anzitutto la Chiesa quale primo frutto della missione divina, si preciserà nel primo importante capitolo di Ad Gentes. Si può anzitutto apprezzare il rinnovamento teologico che passa per la scelta del titolo stesso del decreto. Nella plenaria che si è svolta tra l'8 e il 13 maggio del 1964, la Commissione modificò infatti il titolo precedente, che era De Missionibus, in Schema Propositionum de Activitate Missionali Ecclesiae. Il nuovo titolo non esorcizza del tutto da una interpretazione che vede la missione come attività occasionale e opzionale della Chiesa, specie per l'uso di quel lemma, activitas. Esso indirizza tuttavia piuttosto chiaramente ormai a un discorso sulla missione che ne veda il legame essenziale con quello che la Chiesa è e che superi una concezione delle missioni secondo un registro geografico territoriale. Il guadagno si percepirà in modo nitido nel numero 2 del decreto, che è già stato richiamato, laddove si asserisce che la Chiesa peregrinante per sua natura è missionaria, in quanto trae origine dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo secondo il disegno di Dio Padre. Il fatto che la missione divina sia all'origine della Chiesa ha come effetto che la missione ecclesiale non possa più essere vista né come un ambito né come una opzione della Chiesa peregrinante, bensì come realtà che ne contrassegna la natura. Essere Chiesa, in altri termini, ed essere missionaria sono un tutt'uno. La Chiesa deve infatti se stessa alla missione del Figlio e dello Spirito ad opera del Padre, la cui intenzionalità ultima non è la Chiesa, ma la salvezza escatologica dell'umanità tutta. In questo modo, la prospettiva conciliare è di aiuto a superare tanto l'idea che il motivo della missione sia dovuto al mandato del risorto, così come è testimoniato in Matteo 28, 16, 20 o da Marco 16, 15, però letto in modo estrinsecista rispetto a ciò che la Chiesa è, quanto l'idea che il motivo sia semplicisticamente e ancora estrinsecamente la salvezza degli altri. La missione è connaturale al suo essere ed ha nell'essere trinitario di Dio la sua sorgente e il suo fine. Ciò comporta qualcosa di fondamentale anche in ordine allo stile, per così dire, della missione e alla sua attuazione. Non si può mancare di rilevare infatti come l'avverbio iniziale del decreto conciliare, il divinitus della gentes divinitus missa, non sprigioni tutta la sua pregnanza teologica quando lo si traduca semplicemente, come fanno le nostre traduzioni correnti, da Dio. Più che fissare l'identità dell'inviante, l'avverbio divinitus richiama qualcosa che il capitolo dottrinale del decreto espliciterà, e cioè il come la Chiesa sia inviata alle genti. La Chiesa rintraccerà sempre il suo avvio e il suo alimento nel come Gesù ha mandato i suoi, e dunque noi. In Giovanni 20, 21, l'Evangelista mette infatti in bocca a Gesù queste parole: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Il modo della missione deve corrispondere all'amore fontale del Padre che si esprime nella missione del Figlio e che non può fermarsi fin tanto che ci siano uomini da coinvolgere nello Spirito in questo amore. Ma questa modalità implica per la Chiesa il suo stare anzitutto con Gesù, il suo dimorare in Lui. Una immanenza, potremmo dire, fonda la missione, secondo ciò che ha rilevato opportunamente Antonelli: lo stare del Padre nel Figlio e nell'umanità ecclesiale che dimora nel Figlio, e lo stare del Figlio e dell'umanità ecclesiale che dimora in Lui, nel Padre, questo è il luogo sorgivo della missione secondo lo Spirito.
E questo viene in qualche modo rimarcato nello stesso numero 1 del decreto, laddove si richiama, ancora una volta, la sacramentalità della Chiesa, che deve essere vista in quell'ordine preciso offerto da Lumen Gentium 1 e per il quale essa è strumento di salvezza in quanto ne è segno. Cioè, può cooperare per la salvezza degli altri, in quanto essa stessa ne costituisce il segno, in una accoglienza autentica della salvezza offerta da Dio. In altri passi del primo capitolo del decreto, questo medesimo stile della missione si configura, pur in un abbozzo e a volte con titubanze persino eccessive, come ricalcante lo stesso stile della missione di Gesù, soprattutto nella sua povertà e nella sua abnegazione. In ciò si realizza il suo raggiungere e condividere l'umanità degli uomini così come realmente sono, nella povertà e nella miseria. Mi sembra molto istruttivo ciò che Papa Francesco, anche nell'Evangelii Gaudium, richiama sulla povertà come una questione anzitutto di ordine teologico, prima che soltanto di tipo sociologico. E si esprime la sua ricchezza divina, quella di un amore che è veramente aperto a tutti gli uomini e a tutto l'uomo. Soltanto se anche i poveri e gli ultimi vengono coinvolti, allora veramente si manifesta l'universalità di questo amore. Non stupisce pertanto che la missione stessa della Chiesa, unica, dovrà esplicitarsi ormai anche nella differenziazione dei contesti socio-antropologici nei quali si trova ad esistere l'umanità. E paradigmatico, in questo senso, è il numero 6 del decreto, nel quale si dichiara come la medesima missione si esprimerà poi in contesti diversificati. Uno sviluppo di ciò si avrà certamente nella Redentoris Missio di Giovanni Paolo II, che al numero 33 afferma che l'unica missione si esplica in modalità diverse sulla base dei contesti differenziati, riconducibili secondo quel documento magisteriale fondamentalmente a tre: quello in cui non si conosce Cristo e il Vangelo, quello della cosiddetta pastorale e gli scenari della cosiddetta, così ci si esprimeva allora, nuova evangelizzazione. In un tale orizzonte guadagna terreno anche il fatto che responsabile della missione non sia soltanto evidentemente la gerarchia ecclesiale, bensì il popolo di Dio in tutti i suoi soggetti, pur differenziati al suo interno. In una cornice inoltre nella quale si riscopre l'agire dello Spirito ovunque e la possibilità che tutti gli uomini siano messi a contatto con il mistero pasquale di Cristo, non si esaurisce la necessità della missione, che viene veicolata da due avverbi molto importanti a mio parere, che si trovano nel finale di Agentes 7, e cioè l'avverbio plene et conce. Tutti possono glorificare Dio, ma nella Chiesa ciò avviene in pienezza e consciamente, nel senso che si ha la piena e consapevole accoglienza di quella grazia che consiste nella partecipazione alla vita di Cristo e alla comunità dei suoi fratelli. Questo fa sì che il sapere di un'umanità creata in Cristo non renda vana la necessità della missione ecclesiale, perché nella Chiesa si conserva la piena consapevolezza di Lui, consapevolezza che non sembra doversi ridurre soltanto al senso intellettualista, ma quale realtà iscritta nella stessa vita ecclesiale, filiale e fraterna. Sulla base di un tale radicale mutamento rispetto all'idea delle missioni, in senso geografico e territoriale, e alla nozione di missionari intesi come specifici cristiani, non stupisce che si sia potuto affermare in questi ultimi decenni, come già si diceva, che non è tanto la Chiesa ad avere una missione, quanto è piuttosto la missione di Cristo ad avere una Chiesa. Ciò ha portato in diversi settori della riflessione ecclesiologica e missiologica a considerare come la Chiesa nasca costantemente dalla missione divina, mediata evidentemente dallo stesso agire ecclesiale, condensabile soprattutto nell'annuncio della parola e nei sacramenti, per essere essa stessa missionaria in tutto il suo esistere e il suo agire.
L'ampliamento ha avuto il vantaggio di mostrare, inoltre, come se è vero che è imprescindibile per la missione della Chiesa l'annuncio esplicito di Cristo, essa, la missione, non può però esaurirsi soltanto in questo. La missione implicherà anche la promozione dell'umano in tutte le sue dimensioni, la liberazione, la ricerca della giustizia, la custodia stessa e la cura del cosmo. Ora, è innegabile il circolo tra la Chiesa che nasce dalla missione e la Chiesa, a sua volta missionaria, con tutti i vantaggi che ciò comporta. Ciò non di meno, ed è su questo che vorrei soffermarmi un istante, la modalità con cui in alcune teologie ciò è stato riflesso ed esplicitato in questi decenni post-conciliari può aver rischiato e può rischiare una certa riduzione, per così dire, strumentale della Chiesa, tale da compromettere alla fine la missione stessa. Può essere utile a riguardo accennare appena ad una delle proposte, a mio parere, più interessanti e stimolanti degli ultimi tempi in chiave missiologica, quella di Bevans e Schroeder, con la loro visione della missione secondo il paradigma del dialogo profetico. La missione non potrebbe darsi che nella forma di un dialogo, dicono loro, un dialogo che però non rinunci alla profezia, che esprimerebbe l'eccedenza di quanto la Chiesa avrebbe da offrire. Tale missione comporterebbe diverse dimensioni, dalla testimonianza all'annuncio, dalla liturgia alla preghiera, alla contemplazione, all'agire per la giustizia, per la pace, l'integrità del creato, il dialogo interreligioso, addirittura la prassi della riconciliazione. Si tratta di dimensioni atte a far sì che la Chiesa in questo oggi sia fedele a quella missione divina che la fonda e a ciò che essa è. La sensazione, tuttavia, che se ne può talvolta raccogliere, talvolta, è di una riduzione funzionalistica della Chiesa, quasi che la Chiesa sia chiamata ad essere il riverbero della Missio Dei, ma senza che sia sufficientemente accentuata la sua peculiarità di essere anzitutto effetto della missione, e pertanto luogo pur incipiente di salvezza. In altri termini, il recupero della connaturalità della missione all'essere della Chiesa pare spingere a rintracciare la finalità della Chiesa nel suo essere a servizio della missione di Dio, in un modo però che può rischiare di interpretare tutta la realtà della Chiesa, persino quella dimensione dossologica come è la dimensione liturgica, in termini strumentali. Tale recupero sembra cioè accentuare a tal punto, per dirla con Lumen Gentium 1, l'essere strumento della Chiesa da offuscare l'importanza che essa sia il seme della salvezza, in quanto luogo in cui, pur in modo incipiente, la salvezza si manifesta e si realizza nella gratuità che tutto questo deve sempre comportare, con grave danno, a mio parere, per il modo di intendere poi la missione della Chiesa. Ciò è più evidente che mai quando, ad esempio, si concepisca la vita liturgica della Chiesa, soprattutto la celebrazione eucaristica, nella preoccupazione di raggiungere chi cristiano non è. Vale a questo proposito ciò che Ratzinger alcuni anni fa rilevava per contrastare un uso strumentale della liturgia cui inducevano alcune prospettive teologiche. La liturgia, sottolinea lui, perde ogni forza missionaria quando smarrisca la sua dimensione di essere senza scopo come unico modo per parlare autenticamente di Dio, cioè secondo un pensiero non utilitaristico. Ma questo, mi verrebbe da dire, mutatis mutandis, vale per tutte le dimensioni del vivere ecclesiale. È chiaro che ciò richiede un equilibrio del discorso capace di far vedere che la Chiesa è missionaria proprio nel suo dimorare nel Dio missionario. I due aspetti debbono essere distinti, ma non possono venire in alcun modo separati né appiattiti l'uno sull'altro. A questo scopo mi pare che potrebbe risultare utile un ripensamento della missione della Chiesa come connaturale al suo essere, centrato in una prospettiva, quella del dono,
che faccia tesoro di tutta la recente e pregnante indagine filosofico-sociologica sul tema, riletta ovviamente nella singolarità del dono divino. Non posso che farvi qualche brevissimo accenno, sperando di far intuire la possibilità di un percorso. La Chiesa nasce dal dono dell'invio del Figlio ad opera del Padre, che culmina nel dono dello Spirito. Pur essendo assolutamente asimmetrico rispetto ad essa e indeducibile, il dono, che consiste nel fatto che l'umano trovi spazio e accoglienza nel Figlio in forza dello Spirito, istituisce però una reciprocità, cioè una vita in riconoscenza nei confronti di Dio, che nella Chiesa si realizza. Questa si esplica in tutte le dimensioni del vivere ecclesiale. Il dono fonda la Chiesa nella misura del suo essere accolto e custodito in riconoscenza. Di nuovo, la dimensione liturgica è quella che più plasticamente esprime questa dinamica. Ma tutta la vita ecclesiale, specie la sua vita comunionale e fraterna, può essere vista secondo la dinamica di un'accoglienza riconoscente. Come ha acutamente evidenziato Gresache in un testo recente, la comunione con Dio e interumana nella Chiesa è partecipazione alla vita stessa di Dio in quanto assunta però consapevolmente e liberamente. Questo comporta ipso facto una ridondanza del dono, secondo la vincente prospettiva offerta da Jean-Luc Marion. Non si riceve il dono se non in quanto lo si rende disponibile per altri. La dinamica dei doni più propriamente spirituali è in tal senso istruttiva. Si è fedeli, per esempio, ad un dono, al dono dell'insegnamento che si riceve a scuola, soltanto se si trasmette in avanti e ad altri che non sia il maestro quel che si è ricevuto. Non farlo significa non aver accolto il dono come dono. Nella singolarità del dono che fa essere la Chiesa, occorre vedere come non si possa ricevere in riconoscenza il dono dell'accoglienza nello spazio stesso del Figlio ad opera dello Spirito, uno spazio di accoglienza che è però riservato a tutti gli uomini, non soltanto ai cristiani, se non rendendolo disponibile nella missione. La missione non è altro, in tal senso, che l'offerta di un'accoglienza in Cristo mediata dall'accoglienza stessa della Chiesa. Avviandomi alla conclusione, quanto sin qui espresso potrebbe risultare utile, mi sembra, in una prospettiva di una norma missionis da considerarsi come concetto di portata metagiuridico con delle ricadute anche sul piano però del diritto positivo. Anche in questo caso mi limito a qualche suggestione, ben sapendo a questo punto di oltrepassare i confini del mio piccolo campo di indagine. Non si può evidentemente immaginare che la norma missionis concerna a questo punto soltanto qualche aspetto o qualche dimensione del vivere ecclesiale. Essa dovrà riguardare il tutto della vita ecclesiale. In forza di essa si avrà necessità di un diritto che sia di aiuto anzitutto affinché la Chiesa possa sempre custodire il dono di Cristo di cui vive nel mutare dei tempi e dei contesti. Un diritto allora troppo statico, che non sia a servizio del fatto che la realtà del dono di grazia in tutte le sue mediazioni, quello della parola, dei sacramenti, del ministero ordinato, possa realmente edificare la Chiesa nel mutare delle epoche e dei contesti, non sarà probabilmente un diritto rispondente alla norma missionis. Al contempo, un diritto che corrisponda alla norma missionis dovrebbe essere particolarmente attento a salvaguardare tutto quanto concerne la più autentica realizzazione di una vita comunionale e fraterna all'interno della Chiesa, con tutto ciò che questo comporta, quanto ad esempio ad una reale ed effettiva corresponsabilità dei cristiani. E guardando al codice attuale, si ha spesso l'impressione che questa dimensione non sempre sia custodita a dovere. Colpisce, solo per fare un esempio, che non si codifichi
una scadenza di una istituzione come il sinodo diocesano, cosa che invece il codice del 1917 faceva, che in questo orizzonte potrebbe rappresentare un elemento davvero fondamentale di realizzazione di comunione e di corresponsabilità nell'esserci di una chiesa locale, perché nel mutare dei tempi il Vangelo possa continuare ad essere annunciato. Più radicalmente sarà necessario un diritto orientato chiaramente e inequivocabilmente a una interpretazione ecclesiologica che veda la Chiesa non quale Chiesa universale astratta dalle Chiese locali, ma secondo la prospettiva della communio ecclesiarum. Infatti, un'autentica sinodalità concerne anzitutto la soggettualità della Chiesa locale che si realizza nella differenziata corresponsabilità di tutti i cristiani. Infine, un diritto secondo la norma Missionis dovrà ancora una volta favorire la responsabilità delle chiese locali o i diversi raggruppamenti di chiese, perché solo questo ripensamento, come ha opportunamente richiamato Papa Francesco, è capace di favorire la reale trasmissione della fede, che vive della concretezza dell'incontro con le persone e ha bisogno della concretezza di chiese davvero responsabili. Al contempo dovrà essere un diritto che non pensi ai diversi soggetti ecclesiali sullo sfondo di una concezione ancora di cristianità. E qui mi pare di poter dire, guardando all'attuale codice latino, gli esempi che si sia ancora in quell'orizzonte si potrebbero moltiplicare. Penso, solo per fare un esempio, al fatto che gli unici ministeri cui si fa cenno parlando dei laici nel canone 230 siano dei ministeri di tipo liturgico, il lettore e l'accolito, ristretti inoltre ai laici di sesso maschile. Non consta, mi sembra, ma sono in casa d'altri, che si menzionino altri ministeri di cui ci potrebbe essere necessità quando si abbia sullo sfondo una chiesa che abiti una società in cui non sia affatto normale essere cristiani. Pensando in conclusione a dei criteri più generali che vadano nella linea di un diritto improntato alla norma Missionis, mi sembra che se ne possano suggerire tre. Il primo è quello di un codice informato ad una visione di chiesa secondo la prospettiva appunto della comunione ecclesiale. Il secondo è quello di un codice snello, non rigido, facilmente rimodellabile sulla base proprio del mutare delle circostanze e dunque delle esigenze della Chiesa missionaria. Il terzo è quello di un codice universale che offra poche norme, favorendo molto un diritto delle singole chiese. E da questo punto di vista potrebbe essere, mi pare, per come leggo io il codice, un esempio virtuoso e da perseguire in tutti i settori ciò che l'attuale codice latino stabilisce a proposito dei religiosi. Nei canoni che li riguardano si offrono infatti delle norme necessariamente generali, rimandando spesso al diritto proprio e alle diverse costituzioni. Mi sembra un esempio virtuoso di una norma missionis che si traduce poi in diritto canonico. Grazie del vostro attenzione.